La cosa più bella del mio corso di laurea è sicuramente il lato pratico. Una cosa che mi sta stupendo è che ci sporchiamo le mani. Mi piace tantissimo la pratica. Il fatto di potersi mettere in gioco, di poter lavorare e creare un qualcosa di concreto e che possa aiutarmi a capire quali sono le mie reali capacità all'interno di questo ambiente. Ora ci troviamo nell'aula di montaggio. Ci sono sempre delle lezioni teoriche che affiancano delle lezioni pratiche in cui facciamo l'ABC del montaggio, quindi anche a fare delle piccole animazioni o comunque ad imparare ad usare i titoli, i sottotitoli. Quindi, per esempio, se noi abbiamo dei lavori nostri che vogliamo anche modificare con After Effects, possiamo prenotare l'aula e direttamente lavorare per conto nostro. Questo è il teatro di posa e qui si svolge il laboratorio di illuminotecnica. I ragazzi possono vedere tutto ciò che riguarda il mondo delle luci nel campo del cinema. Il professor Schiavon vuole riproporre fotograficamente una scena tratta da qualsiasi film. Ed è stato molto divertente giocare noi con le luci, giocare noi con gli effetti. Sempre nel teatro di posa abbiamo fatto anche il laboratorio di recitazione e di direzione degli attori, in cui prendiamo una scena e la contestualizziamo. Usavamo quello spazio che è più ampio rispetto agli altri per avere modo di lavorare meglio sui corpi, sulla gestualità, che ovviamente sono alla base del lavoro attoriale. All'interno del teatro di posa abbiamo fatto anche il laboratorio di regia. E quindi siamo partiti proprio dall'ABC della regia per poi evolverci. Oltre ad utilizzarlo come spazio dove ricostruire un set, ognuno di noi doveva realizzare dei corti. Ed è stato bello perché sembrava quasi una sorta di cinema dove noi potevamo mostrare ciò che avevamo fatto. All'interno del laboratorio di regia televisiva abbiamo realizzato un format che riguardava le nuove generazioni, quindi i giovani. E abbiamo girato la città intervistando le persone sul tema della nostra generazione. Molto importante perché abbiamo visto anche come cercare di portare le persone dentro la macchina audiovisiva. L'università ci mette a contatto con degli enti esterni per fare pratica e in questo modo è nata la collaborazione con la Scala. La Scala offre la possibilità di riprendere sia le prove generali di un'opera, sia di fare delle interviste e quindi poi di montare queste clip e inserirle nel canale ufficiale della Scala. Oltre alla Scala abbiamo fatto altre esperienze come il Bobbio Film Festival. E qui il nostro incarico era quello di fare delle riprese e poi di montarle per caricare il video finale nel canale YouTube del festival. E abbiamo avuto modo di conoscere personaggi importanti del panorama italiano. Abbiamo potuto veramente fare qualcosa di nostro e comunque è stata un'esperienza molto, molto forte, molto intensa, che abbiamo vissuto veramente, potrei dire, a 360 gradi. Questo corso mi sta dando molto. Il fatto di dover girare un video per me prima era una cosa impensabile. Mi trovo bene, ho avuto modo di approfondire le materie che più mi interessavano. Voglio imparare tutto ciò che sta dietro la telecamera. Mi piace l'attenzione dedicata allo studente, e questo mi sembra molto importante, insomma, non sentirsi solo un numero, ma delle persone, degli studenti con la S maiuscola.